Nella morsa del ragno, NJ ha raccolto informazioni su un antidoto per il respiro del diavolo. Spero riesca a trovarlo. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man con voi, Vincent, e siamo qui. Siamo saliti sopra a questo palazzo e Merigin, appunto, si deve intrufolare nella Oscorp, se non sbaglio. Insomma, nell'ufficio del sindaco, per riuscire a prendere l'antidoto che serve per sconfiggere, insomma, il respiro del diavolo. Ora vediamo un po'. L'ultimo piano, ma l'ascensore è bloccato. Chiedo scusa, c'è movimento nell'atrio? È successo qualcosa? Ai residenti è stato chiesto di liberare gli appartamenti per consentire alla Sable di effettuare i controlli. Vabbè, andiamo da sta parte, vediamo come possiamo entrare. Perché non penso sia semplice una cosa del genere. I residenti sono infatti alterati. Ci sono le guardie davanti. Per creare un diversivo. Vediamo allora. Se restiamo qui sotto finiremo per contrarre quella malattia. Consiglio di stare alla larga da receptionist. Ha una brutta tosse. Cosa? Non possono impedirci di tornare su. Ok, penso che così su. Sto facendo movimento. Il sindaco e i suoi amici fanno eccezione. Hanno appena lasciato salire uno dei suoi finanziatori. Ah, lo sapevo. È un'ingiustizia bella e buona. Ok. Ancora più casino, vai. Siamo tenuti a lasciarti salire in caso d'emergenza. Un problema di salute mi sembra sufficiente. Davvero? Vai, allora andrò a parlare con la sicurezza. Dovrebbe funzionare. Chi altro manca l'appello, vai. Chi vuole fare Baldoria? Ah, ok, possiamo entrare? Magnifico. C'era stato detto anche un'ora fa. Devo fare il giro. Oh, fatemi passare, perché qui io tengo da fare un paio di cosette. Quella di Osborne. Ok. Si è chiusa la porta, non so come. Ela, ho un paio di agenti della Sable da farti conoscere. Ah, il taser. Questo mi piace. Oh! Ma ad uscire. 3 ore. Ok. Adesso sì che ci divertiamo. Bel giocattolino. Adesso ti diverti anche tu, eh. Capa a te. Devo farlo girare. Però, cioè, non vedono qualcosa che vola. No. Cioè, già da quello si dovrebbero insospettire. La sala della sorveglianza. Ma la gente della Sable blocca il terminale. Ricevuto. Eseguo un sopralluogo. Salve, caro. Tutto a posto? Watson, la super spia. Ora sblocchiamo l'ascensore. Andata. Norman sta uscendo e l'ascensore è sbloccato. È il momento di salire. Ok. Quindi stiamo per entrare. Almeno penso. Ahi, usciamo. Penso che in questo modo abbiamo liberato la strada per riuscire ad entrare, perché sennò, essendoci le telecamere, penso proprio che ci sarebbero stati parecchi guai. Norman e la Sable, puntualissimi. Trova il tecnico. Io vado, eh. Stupido e inutile pulsante. Guarda, la sei vista proprio brutta, eh. Se ne sono andate. C'è un ascensore che va direttamente all'appartamento. La troverò. MJ, sotto ci sono gli uomini della Sable. Staranno trasferendo Norman. Potrebbero vedermi. Per quello devi ringraziare me. Tieniti a distanza. Per ora dovrai essere al sicuro. Pianoforte. No, non si può fare niente. Peccato. L'ordine di produzione del tastierino. Pare abbia usato l'ultimo giorno di Harry come codice. Il giorno della sua partenza per l'Europa. Eh sì, perché Harry ora si trova in Europa. E questo? Che è sta roba?
Progetti per un prototipo di maschera da battaglia che può rivelare le vulnerabilità strutturali. Wow, questa maschera è spettacolare. C'è una porta segreta nella parete. Cioè riesce a vedere delle cose che a occhio nudo non si riescono a vedere. Fantastico. Come con la porta, appunto. I due omaccioni. Favolosi ragazzi Osborne. Un tastierino dietro il ritratto di famiglia. Norman ama i film di spionaggio. Aspetta, che dobbiamo trovare la password. Qual è? Devo trovare il codice da inserire. L'ultimo giorno di Harry. Vediamo. Norman ha chiuso a chiave la stanza di Harry perché resti immacolata fino al suo ritorno dall'Europa. Ma dove sarà la chiave? Ok, qui ci sono altre cose da vedere. So che non senti dirmelo spesso, ma... beh... grazie. Per tutto quello che fai. Ti voglio bene. Wow. Era da parecchio che non sentivo la voce di Harry. Sembra... stanco. Speriamo che il diario sia ancora qui. Devo guardare in camera sua. Oh, intanto c'hanno... c'è la piscina. Una piscina. Tipico di Norman. New York è la città dei topi e della pizza al taglio, non dei cocktail e delle sdraio. Oddio, io e Pete adoravamo venire qui a guardare i film. È tutto un altro mondo rispetto al Queens. È buffo come per Harry fosse il contrario. Nulla lo rendeva felice come guardare i cartoni sulla minuscola TV della cucina di zia May. E bei ricordi. Un tempo ero gelosa della famiglia di Harry. Sembravano così felici. Perlomeno rispetto a me e mio padre. Ma con la malattia di Emily cambiò tutto. Emily, la madre di Harry, lo prendevamo in giro perché la definiva la mamma più bella di tutta Midtown. Forse aveva ragione. Sembra ci sia qualcosa sul retro della cornice. Ma è la chiave. Bingo! Sarà la chiave per la camera di Harry. Finalmente abbiamo trovato la chiave. Dopo varie ricerche e vari giramenti di capa. Sto scherzando. Ci ho messo molto. Però lascia il tempo che trova. Ma è una camera da ospedale. Cioè, un letto da ospedale. A carrozzina. E che aspetta? Perché non ci hai detto che eri malato? E di cosa sarà malato? Boh. Diario di Harry. L'ultima pagina è del 18 luglio. Cioè, praticamente gli serve il respiro del diavolo per guarire. Per guarire Harry. Boh, almeno questo è quello che pensa Norman. Sarà troppo vulnerabile senza di me. Mi sento molto più vulnerabile con te. Vado da solo. Non si discute. Squadra 2 in attesa. Ho bisogno d'aria. La cura di Norman è pronta. Ora si sta dirigendo al laboratorio. Puoi seguirlo. Non senza metterlo in allarme. Qualcuno ha corretto il caffè di Sable e ora i suoi uomini sono sotto doppio controllo segreto. Ok, tieniti pronto allora. L'ho quasi localizzato. Lanciamo un po' di esche da queste parti. Ma come faccio? Proviamo ad andare avanti, vediamo un po'. Spero non si giri adesso. No! Qui è bloccato. Oh, vediamo. No, 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 non mi vedere. Oh, madonna, ci stavo finendo proprio. Quello mi vede, quello mi vede. Oh, cavolo. Ok, come fanno a non vedermi visto che sono in piedi? Non lo so. Va, 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 entra. Forse si chiude. Ok, si è chiusa. Molto inquietante. Devo trovare il laboratorio del respiro del diavolo. Che botta di fortuna. Tizio qui dentro. E queste? Prototipi di granate. Ah, che lì servono. Intanto là c'è Harry con la madre. Possibile che Norman voglia riprodurre le abilità di Peter. Queste etichette. GR27 è una cura, non una malattia. Ma la stampa sembra non sentire ragioni. Pare che il macabro soprannome usato dagli scienziati, il respiro del diavolo, si sia diffuso generando isteria.
ma ignorano le sue vere potenzialità. Può curare il cancro o sindromi e difetti congeniti. Proseguendo le ricerche sono certo che si possa perfezionare. E invece ci vorrà un anno e mezzo per riparare a questo danno d'immagine. Che spreco di tempo. Il respiro del diavolo non è un virus, ma un prototipo di cura. Non posso crederci. Norman ha gusto in fatto di mappe. Sembra l'Upper West Side. Norman tracciava i movimenti del dottor Michaels. Inquietante, ma comprensibile. Michaels coordina l'equipe del respiro del diavolo. Queste sono tutte le proprietà della Oscorp. In pratica possiedono un mazzo a New York. No. La posizione delle truppe della Sable. Sono ovunque in città. Con questo dovrei poter localizzare il laboratorio del respiro del diavolo. Un edificio Oscorp pieno di agenti della Sable e frequentato dal dottor Michaels. Ma qua ci sono troppe cose da dire. Oscorp, ma niente Michaels o Sable. Non è questo. Nessuna di queste incrocia i movimenti di Michaels. Devo cercare una proprietà Oscorp ben sorvegliata che Michaels abbia visitato. No, non sono le condizioni corrette. Il dottor Michaels è stato qui, ma non c'è traccia della Sable. Non è quello giusto. Proprietà della Oscorp, ma niente Michaels o Sable. Non è questo. Boh, che ne so, non ti so dire. Sembra il covo di uno scienziato moderatamente pazzo. GR27. È il nome in codice del respiro del diavolo. Ci sono! Tra la decima e Cathedral. Non sarà. Oh, dopo tanto tempo sono riuscito a trovarlo, mamma mia. Ma certo, decima e Cathedral, il dipartimento degli archivi Oscorp. Il nascondiglio ideale per un laboratorio segreto. GR27, l'incidente Martin Lee. Che cos'è? Sì, ora sta registrando. Io sarò nella stanza accanto. Non temete, la cura ha solo bisogno di te. Hopper, io ti esci, ti ho il primo matai. Ci cominci. Sentite, mamma? Quando siamo su? Fatto! Mia mamma uscì! Aiuto! Per favore! Aiuto! Credevo fosse solo un consulto. Ma sembrava pronto. Io vado dentro. No, non puoi. È troppo tardi. Fate qualcosa! Aiuto! Aiuto! Norman e Otto. Tutto è partito da loro e loro hanno creato un Martin Lee. Questo mi serve. Ma cosa? No! Chi è là? No. No. Su, forza, forza, forza. Dannazione! Abbiamo visite. Massima allerta. Allora, se si trasforma lì... Cioè... Ciao! Buonanotte! Stiamo proprio... alla grande! Poi veramente facciamo Spider-Woman! Ho trovato il laboratorio. E non solo quello. Quanto sei lontano? Sono a due isolati. Fa un fischio e arrivo. Bene, tieni caldo il motore. Fischia, fischia. No, no, proviamo a farlo. Fermo! No, e che cavolo, ma come... A me che me ne sono andato lì. Ok. Cavolo. Questo che fa?
Oh, mi nascondo qua dietro. E gli sono andato proprio in bocca. Eh no. Sì, proprio lì mi trovavo, proprio lì. No, io con tutti sti divani. Beato chi so fa il sofà. Poi è tutto scuro. Ma chi ci vede? Oh, senti, tu te ne vai da quella parte, veramente. Mo te lo dico. A quel paese, però, che mi vedi? Sì, vabbè, incastriamoci con i divani. Devo raggiungere il balcone. Vattene a quel paese. Almeno uno solo ho potuto. Pete, ci sei? Sono sull'Alex. Stai bene? Tra poco starò meglio. Angolo nord-ovest. Sei pronto? Aspetta, aspetta. Troppo tardi. Tocca a te. Tu sei matta. E tu sei incredibile. Oh, tu sei proprio matta. Cose da pazzi. È difficile da metabolizzare. È rimalato. Norman è lì. Il dottor Octavius. Lo so. È tutta colpa mia. No, non ricominciare. Ora non sei più solo, Pete. Io e Miles penseremo al Fist. Tu cerca Norman. Trova la cura. Grazie, partner. Vabbè, incredibile, cioè si trasforma pure lì. Voglio vedere come andrà a finire con quel ragno. Boh, veramente sono curioso. Intanto quasi livello 40, incredibile. Devo trovare quell'antidoto e risolvere questa crisi. Deve esserci un modo per contattare l'Ira 8 e convincerli ad abbandonare questa crociata vendicativa. Non possono mandare all'aria quanto di buono hanno fatto in passato solo per distruggere Norman. Va bene, Norman sta andando a prendere l'antidoto. Avviso Yuri. Spero siano buone notizie. E come? La Oscorp ha creato un antidoto. Esiste una cura. Oh, grazie a Dio. Quando possiamo distribuirla? Cercherò di scoprirlo. È tra la decima e Cathedral. Aspetta. Mi dicono che in quell'area è precipitato un elicottero. Oh no. Quello potrebbe essere Norman. Ti manderei degli agenti, se soltanto ne avessi. Tranquilla, ci penso io. Risolveremo tutto. Credimi. Ah, questi si trovano da tutte le parti, ma non stanno a Roma. Comunque, abbiamo trovato il luogo dove potrebbe esserci la cura, quindi l'antidoto contro il respiro del diavolo. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete fatto. Noi ci vediamo con la prossima puntata, se non rompono questi. Bella ragazzi.